Francesco Ferrini è il nuovo presidente del distretto vivaistico pistoiese. Il professore ordinario di arboricoltura generale e coltivazione arboree dell'Università di Firenze e membro dell'Accademia dei Georgofili è uno dei massimi esperti a livello internazionale dell'arboricoltura urbana. Succede a Francesco Mati, presidente per due mandati del distretto vivaistico più importante d'Europa. Per me è un impegno, diciamo, gravoso, ma che prendo con la volontà di far bene. Io sono un docente universitario, devo confessare non ho molta dimestichezza con questo tipo di incarico. Cercherò di portare qualcosa di nuovo, non di continuare la traccia che è stata appunto tracciata dai miei predecessori, però introducendo qualcosa di nuovo, un distretto che sia di tutti, per tutti e che includa tutti senza lasciare indietro nessuno, cercando di sviluppare progetti non solo a livello locale, ma che ovviamente andranno a livello regionale, nazionale, ma con la prospettiva di fare progetti anche di più ampio respiro, arrivando anche all'Unione Europea. Le priorità sono quelle di sfruttare il momento, fra virgolette, favorevole del mercato. C'è una congiuntura che ci dice che nel prossimo futuro ci sarà sempre più bisogno di piante di qualità, e io credo che Pistoia sia in prima fila, come è sempre stata, ma adesso ancora di più, nel fornire il prodotto principale per costruire città verdi, cioè gli alberi, gli arbusti e anche altri tipi di piante. L'elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea del distretto che si è tenuta al Circolo di Masiano. Il distretto si porrà anche degli obiettivi, che sono quelli di ridurre al massimo l'impatto ambientale. L'analisi del ciclo di vita dei vivai ci dice che il vivaio è un pozzo di CO2, non è una sorgente di CO2, si sta facendo tantissimo sia a livello di singolo vivaio sia a livello di intero distretto per quanto riguarda la riduzione di uso di prodotti chimici, non solo prodotti chimici antiparassitari e agrofarmaci, ma anche nell'uso dei concimi. Si sta introducendo in alcuni casi, in alcuni vivai si sta addirittura mettendo in atto quella che è l'economia circolare, cioè un'economia che sia basata sul riciclo, sia basata sul minimo impatto ambientale e su un prodotto ovviamente di qualità biologico, in certi casi totalmente.